perso nel video precedente è come arrivata con i video sulle mie tinte labbra. Come vedete, rossetto, quello di Wet n Wild, quello che non ho usato tanto, non se n'è andato. Quindi questo qua non sarà uno swatch di una tinta labbra, ma sappiate che è di quel rossetto. Comincio subito. Per quanto riguarda le tinte labbra, non è cambiata granché la situazione, ma dall'ultima volta, ma si sono aggiunti qualcosina. Comincio subito da questo, che è quello di Kat Von D, la tinta labbra rossetto liquido, non so come lo chiama, ed è il numero Lolita 2. Stupendo. L'ho messo lì sopra così l'ho coperto e mi piace veramente tanto. Ho utilizzato con la sua palette la shader light. Di questi li vado a eliminare subito perché sennò davvero mi rimane macchiato. Poi ho questo di Wycon della collezione Cosmic Kiss ed è il numero 08 Sex on the Beach. Utilizzo tantissimo l'anno scorso d'estate. Sono rimaste perché uno l'ho dovuta buttare via che era andata male, anche se era da poco che l'avevo presa e mi è dispiaciuto. Ho questo che è il numero N10. Poi ho il numero N2, vado random, quindi non vado per numero N3. Sì, è un po' più complicata la faccenda. Il numero N1. Queste sono le colorazioni, il mio preferito, il numero N1 e N2. Poi. E avevo la rossa. Io ho dovuto buttare via. Prossimo video che vi volevo fare sul canale era il declutter della mia collezione di smalti. Perché veramente tanti, tanti aperti da tanto tempo e che secondo me ormai sono arrivati a miglior vita perché la parte, diciamo, glossy dello smalto e il colore si è divisa. Quindi secondo me è tempo di doverli buttare via e con quelli vi volevo fare un declutter, anche perché della mia postazione trucchi sono comunque cose tutte abbastanza nuove, quindi ho dato via giusto qualcosina, ma apparenti. Poi Wycon, di Wycon ho veramente tantissime tinte labbra. Sono tutte Wycon. Allora, ho il numero 12 di questa collezione qua, ma ve le faccio vedere tutte sparse. Allora, 12. Poi42. È il mio preferito.
tolgo gli swatch. Adesso parliamo della vicenda delle banche belga che proseguono i contatti tra il Ministero dell'Economia, le istituzioni finanziarie europee e Intesa San Paolo per definire i passaggi della partita destinata al salvataggio della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Ce ne parla Giampiero Scarpati. La soluzione potrebbe arrivare già nel fine settimana. Dopo l'offerta di Intesa San Paolo per acquisire le banche venete, il governo è al lavoro per accelerare la messa a punto dei provvedimenti. Poi, ho il numero 06. Per estendere l'utilizzo dei 20 miliardi stanziati dal decreto salva risparmio. Poi la messa in liquidazione degli istituti e la nomina dei commissari. Prima però serve il via libera dell'Europa e della BCE. C'è un clima positivo quando sapere fonti di 09. Questa qui è bellissima, è un color flower, ma è stupendo sulle labbra. Poi ho il numero 13 vinaccia. E un colore un po' più pazzo. Il numero 65. Poi per quanto riguarda sempre le altre tinte labbra Wycon, ho questo della collezione, quella che è uscita per San Valentino, e io ho nella colorazione 4 Purple Love. Assomiglia tantissimo a vinaccia, ma è più intenso, quindi vorrei vedere magari in confronto su quale poter lasciare. Sono veramente simili. Non saprei. Vabbè, per il momento le tengo tutte e due, poi deciderò in futuro. Wycon ho questo che è Double Gloss, dalla parte c'è il lucido e dalla parte la tinta labbra, che io ho nella colorazione 701 ed è un viola stupendo, vedete glitter? Proprio il mio preferito. Poi per quanto riguarda l'ultima tinta labbra che ho, aspettate che metto un po' a posto, è questa di Rimmel London, che ho davvero da tantissimo tempo, come minimo saranno 3 anni che la ho, anche 4, ed è il numero 303 Apocalypse. Non ho utilizzato tantissimo, ha sempre un buon odore, quindi non è scaduta. Ed è questa. E niente ragazzi, questo qui. Queste sono tutte le mie tinte labbra. Se avete qualche video a richiesta, scrivetemelo giù nei commenti e ci vediamo presto con nuovi video.